Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Kino e oggi siamo tornati con un nuovissimo episodio sulle patch notes. Perché porto le patch notes ultimamente, raga? Perché ho notato che molti di voi fanno domande nei commenti, in live, ci chiedono moltissime volte dove trovo quel progetto, dove trovo l'altro, come si fa questo, come si fa l'altro, oggi che sfida c'è. Allora, ho pensato bene di portare il format delle patch notes molto più spesso, ovvero ogni singola volta che la Epic su Salva al Mondo ci dà delle novità abbastanza consistenti. E eccoci qua appunto con le prime. Se noi andiamo a scorrere appunto, abbiamo ancora un aggiornamento contenuto 7.20, cioè vuol dire che noi non andremo a scaricare una cosa ulteriormente nel gioco, un download aggiuntivo, ma l'abbiamo già scaricato in precedenza. Con questo aggiornamento loro semplicemente attiveranno delle cose in Battle Royale e aggiungeranno delle cose su Salva al Mondo. Quindi non dobbiamo scaricare nulla, l'abbiamo già scaricato una settimana fa o due, non ricordo. Concentriamoci appunto sulle patch notes, perché se noi andiamo a cliccare su Salva al Mondo, la prima novità, ed è forse una delle più importanti a me. Personalmente piace, non vedo l'ora di provarla. E sto parlando della spada che avevano rimosso dalla Battle Royale. Frost Knight sfida 4 Caos Freddo. Concentrate il fuoco. I nemici acquistano modificatori quando sono attaccati. Perciò lavorate di squadra e sconfiggete la minaccia per sbloccare lo stendardo e la spada della volontà del guardiano. Bella raga, questa è la spada che appunto avevano rimosso da PvP perché era troppo OP. Vediamo se è rotta anche su Salva al Mondo, domani lo scopriremo e per farlo dovremo sopravvivere a Frost Knight, alle solite ondate, non ci dice per ora quanto, sicuramente ce lo dice più sotto. E che dire su questa spada, raga? Dobbiamo provarla per poter parlare su Salva al Mondo, le cose vanno sempre provate prima di tutto. Comunque. Se scendiamo sotto vediamo anche un nuovissimo eroe, Cassandra Lynx. È arrivato un nuovo eroe con passo veloce e riflessi felini. Sbloccala nel negozio dell'evento solo per un tempo limitato. Quindi questo eroe sarà disponibile nel negozio. Lo compreremo con l'oro. Tenetevi già da parte l'oro per domani, perché raga, tutte le cose che vi sto leggendo usciranno domani, giovedì, quindi appunto. Missioni e sistemi. Sfida settimana 4. Frost Knight Chaos Freddo. Ok. Qua già ci dà delle novità sulla sfida. Ai nemici feriti sono applicati i modificatori. Concentrate i vostri attacchi per la massima efficienza. I nemici ricevono una determinata combinazione di mutatori per ondata, frenesia, furia, morte esplosiva, morte frenetica e cortine di fumo. Quindi a ogni ondata, ogni nemico che danneggiamo diventa o appunto con la morte esplosiva, o frenesia, o furia. Morte frenetica, cortine di fumo, insomma, o ci rallentano, o ci fanno male, o esplodono, o ci faranno esplodere i passaggi. Raga, questa sarà un'ondata. Non penso sia tosta, però penso che sia abbastanza frustrante da fare. Ecco, chi mi segue il mio video sa quando dico che una cosa è frustrante, secondo me lo sarà. Sopravvivi 30 minuti 3 volte per ricevere lo stendardo, sopravvivi 30 minuti per ricevere la spada medievale. Ok, quindi solo 30 minuti per la spada. E 30 minuti per 3 volte per ricevere lo stendardo. Appunto ci dà che è disponibile dal 23 gennaio. Perfetto. Cassandra, invece, la variante mitica della sottoclasse Pie Veloce, sarà disponibile in negozio alle 23. Ok, Cassandra Lynx sarà unica quando verrà introdotto il nuovo equipaggiamento eroe. Quindi quando loro faranno l'aggiornamento che cambieranno il sistema di equipaggiamento degli eroi, che cambieranno, stravolgeranno il gioco a quanto hanno detto, Cassandra Lynx diventerà mitica, unica, quindi avrà delle perk totalmente diverse, sarà un eroe totalmente diverso. Questo lo vedremo quando poi uscirà quell'aggiornamento, perché adesso anche i moderatori su Reddit ti tengono sulle spine per questo argomento, quindi io non posso dirvi più di tanto, posso dirvi quello che più o meno la community è riuscita a estorcere, ovvero che non pensano di rilasciarlo per gennaio. Spada della volontà del guardiano, ricompensato per aver completato la settimana 4 della sfida settimanale Frost Knight, una spada dalla lama spessa che infligge danni pesanti con impatto moderato. Attacco in salto, attacco pesante che salta sul nemico bersaglio e infligge danni ai nemici vicini. Figata, raga, questa ce l'abbiamo già su un attrezzo, sta perk simile. E sulla spada ci deve stare, voglio assolutamente provarla.
Perché un conto con l'attrezzo lo usi col costruttore, ma se una spada fa un attacco del genere vuol dire che anche il ninja, tra virgolette, sblocca una nuova mossa, no? Sblocca, tra virgolette, sempre, diciamo. Ok, raga, invece mi dispiace. Audio, hanno sistemato qualcosa nell'audio, fa niente, problemi noti. Mi dispiace, raga, non hanno sistemato nulla a questo giro. Dunque, ragazzi, che dire? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like sotto questo video. Lasciatemi anche un commento per supportarmi con la serie. Fatemi sapere se come porto le patch notes vi sta piacendo, se volete che continuo questi episodi. Poi ci tengo molto a sapere la vostra, raga, e scrivetemi tutto nei commenti perché io vi leggo tutti quanti, magari non faccio in tempo a rispondere a tutti, ma vi assicuro che vi leggo tantissimo. Vi ricordo inoltre che potete supportarmi come creatore, basta che inseriate il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite, mi supporterete in maniera gratuita acquistando V-Buck o skin su Salvamondo, ma anche singoli lama, mi supporterete tantissimo e se lo fate vi darò dei bellissimi premi durante la settimana. Io durante la settimana estrarrò tante persone, in questi giorni ne sto veramente regalando tante, ma non sarà sempre così, durante la settimana regalerò dalle 3 alle 5 persone, regalerò un po' di armi e vedremo come funzionerà. Vedremo, vedremo, se la cosa va bene magari aumentiamo anche. Sta a voi, raga, io vi ringrazio tutti del supporto, vi ringrazio veramente tantissimo, ormai siamo più di 10.000. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo domani. Bella bella! Just